Brisighella torna a celebrare i propri eventi caratteristici e gli appuntamenti culturali in presenza dalla primavera all'estate, tornando a far rivivere di turisti e visitatori il borgo medievale dopo 2 anni di pandemia. Si inizia in occasione del fine settimana pasquale con la mostra dedicata a Domenico Dal Monte il 16 aprile e la prima delle sagre gastronomiche focalizzata sui prodotti tipici del territorio il 18 aprile con i salumi stagionati e il tartufo marzolino. Il 22 aprile prende il via un ciclo di incontri letterari, mentre nel lungo ponte del 2 giugno torneranno le feste medievali e i concerti di recondite armonie alla Cava Marana. Dopo lo stop forzato dovuto al lockdown, ci auguriamo che questa possa essere una primavera di rinascita e un ottimo preludio per quello che sarà il periodo estivo e l'offerta culturale sempre molto apprezzata dal pubblico, insomma, che approda a Brisighella, ecco. E abbiamo presentato quest'oggi la mostra dedicata a Domenico Dal Monte nelle antiche cantine di Palazzo Frontali a Brisighella, e mostra promossa e organizzata dal figlio Attilio e molto volentieri patrocinata dal comune di Brisighella per restituire e onorare, diciamo così, la figura e il personaggio di Domenico Dal Monte per tutti i brisighellesi Mengo. E abbiamo altresì presentato la rassegna culturale Quotidie Leggere, un ciclo di incontri letterari che per la prima volta arriva e inaugura a Brisighella sotto la direzione artistica della Elisabetta Zambon, autrice molto stimata, vicepresidente della memoria storica Brisighella Enaldi Gli Spada, e anche qui in collaborazione con Proloco di Brisighella e il gruppo Amici dell'Osservanza prenderanno vita questi incontri che inaugureranno il 22 di aprile a cadenza mensile e ospiteranno autori anche locali come per esempio Cristiano Cavina, che sarà ospite e avremo piacere di accoglierlo il 22 aprile alle 21 al complesso dell'Osservanza, ma che allo stesso tempo hanno, diciamo, autori di caratura nazionale, per cui avremo negli appuntamenti successivi Sorrentino e Mencarelli, che scrive per Mondadori. E ci siamo poi così dedicati a quella che è la parte più culinaria del nostro territorio, sempre molto apprezzata, con la presentazione delle sagre che inaugureranno lunedì 18 aprile a cura di Proloco di Brisighella. Si parla quindi di Sagra della Spoia Lorda, del Cappelletto Romagnolo nella domenica 1 maggio e a seguire 8 e 15 maggio le sagre dedicate al Carciofo Moretto, con una serie di intrattenimenti e animazioni.